regolare un conto in sospeso con l'avversario di turno e porre le basi per un progetto a lungo termine. E questo il duplice imperativo in casa Fidelis nell'imminenza della sfida con l'Atletico Vieste. Il conto in sospeso risale al 17 ottobre, data che ha segnato l'esclusione dalla Coppa Italia proprio a opera dei garganici. Il progetto a lungo termine, invece, è quello della promozione diretta, che passa attraverso il coronamento della difficile rincorsa al primato in classifica. Ci credono i tifosi andriesi, ora più che mai. La sontuosa campagna di rafforzamento intrapresa alla riapertura del mercato ha infatti restituito loro piena fiducia nel gruppo guidato da Nicola Ragno. Gente come Anglani, Di Ritolo, Grieco e Strambelli, senza dimenticare Loseto, disponibile da gennaio, rappresenta un lusso per la categoria. Lusso che il tecnico molfettese non indugia a sfoggiare, proponendo subito le new entry nell'undici titolare, con l'unica eccezione di Di Rito inizialmente portato in panchina. Sul fronte opposto spicca la presenza in campo di Grieco, prelevato proprio dall'Andria e già chiamato a fronteggiare i suoi ex compagni. Chi si aspetta una partita divertente deve ben presto ricredersi. La frazione inaugurale infatti è poverissima di emozioni e si caratterizza per il gran numero di posizioni irregolari, talvolta discutibili, in cui incappa soprattutto Capitan Moscelli. La manovra invece stenta a decolare da entrambe le parti, nonostante i tentativi di illuminarla operati da Strambelli e Augelli. Per segnare sul taccuino una palla gol bisogna attendere addirittura il secondo dei due minuti di recupero concessi dall'incerto fischietto barese Capriuolo. L'occasione buona per sbloccare il punteggio capita sulla testa di Albrizio su imbeccata di Strambelli, ma il palo nega la soddisfazione personale al giovane attaccante. Tutt'altra musica nella ripresa. Pronti via e Fidelis in vantaggio con Moscelli, che sul cross di Zotti può tuffarsi in perfetta solitudine e insaccare alle spalle di Piccolo. Sfruttando il momento di smarrimento degli ospiti, i padroni di casa provano subito a chiudere i conti. Il tentativo di Logrieco dalla distanza al quinto non va a buon fine, ma il centrocampista prelevato dal Biceglie si rifà al decimo, intercettando un errato disimpegno di Mandorino e fulminando Piccolo con un piatto di precisione. Sul 2-0 però l'Andria si rilassa un po' e concede spazio agli avversari. Un'ingenuità di Lavopa al 24esimo concede la chance per dimezzare il divario al nuovo entrato Salerno, buon per Sansonna che la palla rotoli fuori. Il 2-1 è comunque cosa fatta alla mezz'ora, quando l'arbitro concede la massima punizione per una trattenuta di Colangione ai danni dello stesso Salerno. Dal dischetto Capitan Augelli non sbaglia e riapre i giochi. Potrebbe richiuderli al brizio i giochi se al 34esimo non si inceppasse davanti a Piccolo dopo un regalo del terzino Iaia. E poi ancora Di Rito in campo negli ultimi 10 minuti, ma la girata del bomber argentino in pieno recupero trova solo l'esterno della rete. A ogni modo è missione compiuta per l'Andria, che vendica l'eliminazione subita in Coppa e accorcia le distanze dal vertice, con una partita da recuperare. Adesso sognare la rimonta è quanto mai lecito.